Ciao ragazzi, nuovo video veramente interessante e divertente, o almeno io mi sono divertito un sacco a registrarlo. Oggi è stata una giornata veramente coi fiocchi, mi sono veramente divertito. Sono qui in compagnia della mia SGS 6300, del mio Saltiga 8000 che ormai mi accompagna in molte avventure. E oggi è uscita una cattura veramente veramente interessante, combattiva, e che mi ha molto confuso a un certo punto, come potete vedere nel video. E niente, spero che questo video vi possa piacere, vi possa intrattenere. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete lasciate un commento, un like e iscrivetevi, perché questa cosa mi sostiene, mi spinge a fare nuovi video e soprattutto a migliorarmi sempre. Infatti accetto consigli, critiche, tutto quello che volete scrivermi sotto nei commenti. Godetevi il video e niente, a presto. Dai, cambiamo jig. Anzi, ultimo lancio, va. Non andiamo sui classiconi. Vediamo un po'. Oggi non posso sbagliare. Oggi bisogna dare e portare un risultato, se si riesce. Bisogna riuscirci. Ce l'ho. Ma cos'è? Non un pesce veloce. Che roba è? Raga, un pescione assurdo. Raga, qualcosa di abominevole. Non lo fermo.
sembrava qualcosa di piccolo. Ah, ecco cos'è. Madonna, per la coda. Ragazzi, che mattarello di alletterato. E dove è agganciato? Sì, manco vedo il gig, ragazzi. Sono alletteratore. E ora? Con calma, come al solito, senza il raffio. Qua non ci facciamo mancare tutte le difficoltà del caso. Oh. Non so se lo tiriamo fuori questo. È un letteratore. Madonna che pezzo. Madonna che pezzo di pesce. Ma devo scendere di brutto. Ma cazzo faccio? Vabbè, eccolo lì. È ripartito. Vieni qui. Non diciamo stupidaggini, va. Esci in fuori. Porca boia. Fine che mi si slama così. Ragazzi, devo entrare dentro a prendervelo questo. Che devo bagnare. C'è niente da fare. Preso. Ce l'ho. Porca miseria. Che pezzo di pesce. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Che fatica. Non era preso per la coda. L'ho girato io. Mamma mia. Mamma mia. Che pescione, ragazzi. Che pescione. Adesso proprio un pesce. Bello, stupendo. Slamiamolo e rimettiamoci in pesca.